tre mesi, così, una sorpresa all'interno della sala radio della Polizia Municipale, poter verificare se le 60 e quelle che saranno in funzione in quel momento sono tutti accesi. Noi raccogliamo l'invito e tra un paio di mesi organizzeremo una bella festa sorpresa negli uffici della Polizia Municipale. Giova, sei pronto? Sì, sono pronto. Dai, muoviti. Oh, deficiente, ancora così stai? E ti vuoi muovere, che dobbiamo organizzare la festa sorpresa alla Polizia Municipale? Beh, che? Mi mette paura? Buongiorno vice sindaco Martinelli, siamo qui, sì, io e Alberto, siamo alle solite. Bene, siamo davanti agli uffici della Polizia Municipale per organizzare questa festa sorpresa con il vice sindaco. Adesso in Giovanni lo ha informato, possiamo salire? Possiamo salire, vice sindaco, possiamo salire. Possiamo salire, andiamo. Siamo nella sala videocamere della Polizia Municipale. Come sta andando e se lei è contento di questa cosa? Servono sì, ma se lo ampliano altrove è meglio ancora. E sapere che c'è qualcuno che ci guarda forse qualche volta in più può essere utile. Significa avere veramente l'occhio del Grande Fratello sulla città di Bari. Gli scippi sono finiti a Bari con le telecamere? Stanno e non stanno. È un'ottima cosa, io la vedo una cosa molto positiva, anche perché è una specie di, come dire, prevenzione, piuttosto che poi andare a ricriminare dopo, è meglio prevenire che curare. Una ferretta. L'utilità della telecamera non soltanto per un intervento immediato da parte dei vigili urbani, ma anche per poter registrare eventuali atti non visibili all'occhio del poliziotto perché non è presente sul territorio. I vandali durante l'estate hanno praticamente quasi distrutto la scuola. Queste telecamere funzionano? Sì, le telecamere sono silenti, quindi dalla strada uno non avverte, ma in realtà tutto funziona e ci consente di tenere costantemente sotto controllo la situazione della zona in cui sono collocate. Signora, non faccia movimenti sospetti, stia tranquilla, non è successo nulla, siamo di Antenna Sud, siamo osservati. Ditemi. Ci sono le telecamere del progetto Cometa. Ci stanno osservando dalle telecamere, da lassù, faccia finta di niente, faccia la faccia indifferente. La cosa più importante oltre alle telecamere è l'utilizzo i totem nelle piazze e nei giardini. Il totem è diverso dalla telecamera perché il cittadino può intervenire direttamente a chiedere l'intervento della polizia urbana o di altre forze di polizia e avere una risposta entro 30 secondi e quindi significa un minuto dopo, un minuto e mezzo la presenza del vigile urbano oppure del carabiniere oppure del poliziotto. Non proverà a chiedere allo scippatore di fermarsi per attendere l'arrivo dei vigili comunque? Beh, è lui che non si fermerà, scusate. Si sono dimostrate subito utilissime, appunto perché ci consentono di verificare in tempo reale quando nascono dei problemi. Prima invece dovevamo mandare una pattuglia apposta. Se effettivamente è funzionante il sistema... Un attimo! George Orwell che dice a proposito di queste telecamere? Ma che sono del nuda fè. Facciamo finta di nulla, fate gli indifferenti, voi siete gli agenti passero e solitario, mi raccomando. Si dice a Bari, fate gli ignorri. Ecco. Perché no, insomma, dovrebbe essere un sistema che può consentire una maggiore sicurezza in tempo reale. Una sorveglianza più continua delle telecamere penso che sia un po' l'occhio che ci guarda. E lei che cosa ne pensa di queste telecamere che hanno installato? Siamo osservati, faccio l'indifferente. Ma penso che sarà una cosa utile queste telecamere nascoste. Speriamo che non le rompono. Quindi, se dovesse essere scippata,
Lei cosa fa? Suona il campanello, dice: sono stata scippata. In 30 secondi dovrebbe arrivare una pattuglia. Sì, dovrebbe. Farei questa operazione augurandomi, insomma, che arrivino in tempo molto rapido. Fischietti, può fischiettare? Senta, cosa ne pensa lei invece di queste telecamere? Per me se funzionano va bene, però io penso... Attenzione! Io penso, con tutta sta gente che sta disoccupata, che manteniamo con questi... con il comune li mantiene, questa gente che sta in cassa integrazione, perché non li occupa a fare i guardiani nei giardini? Sono cose utili queste attrezzature. Utile, sì, se è organizzata bene, va bene. Va bene, allora Aquila Solitaria, noi la lasciamo qui, mi raccomando, al suo lavoro di pattugliamento e andiamo via. Mi raccomando, indifferente perché ci stanno osservando. Va bene. Sospetti e circoncisi. Ma che sono del nuda fè. Supereroi contro la municipale. Supereroi contro le porte del mare.